Come ti sei sentito ieri adesso? A parte ovviamente un po' di emozione che c'è sempre in una gara, è normale. Però anche un po' l'imbarazzo, devo dire, del telecamere, uno non è abituato a essere ripreso, a sapere comunque quella cosa andrà in internet, verrà vista tante volte. Quindi c'è pure un po' paura di quello che dici. Penso di altri che non provengono, diciamo, dal mondo delle gare, Sì. quindi questa cosa l'ho sofferta un po'. Sì. Mi sono accorto che erano tutti L'hai professionisti. sofferta? Sì. Sì. Insomma, io gare non ne faccio, Sì. quindi cioè, magari lavoro, però non ho questa pressione della gara, queste, insomma, queste regole Tu così arrivi da precise. Napoli, vero? Sì. Sì. Io vengo da Roma. Da Roma. A Roma ho già fatto nel 2007 due semifinali, una finale in Malesia a Kuala Lumpur, però l'emozione della gara c'è sempre. I primi 5 secondi di assoluto appannamento mentale, dove magari ti dimentichi addirittura dove sono posti i bicchieri, quelli ci sono stati. Se io assaggio il cocktail, sento questo profumo esotico e vado a berlo e non c'è niente di esotico, figo, ho giocato, ho fatto giocare il cervello, cioè, ho ingannato il cervello. È questo che ho voluto portare. Oppure effetto Tempest, quindi lo si nebulizza in bocca e in vodka, quindi in alcol, però c'è ananas che tende a legare il palato, perché l'ananas tende a legare. Quindi quando devo berlo si sente il retrogusto del cocco e l'austro che sciacqua all'interno, che sciacqua dietro. Ok, 2 più 5, 6 punti in più. Devo essere emozionato per forza. Un conto è riuscire a controllare l'emozione, il diaframma, il respiro, il sudore è impossibile controllarlo. Il melone arancione maturo a dicembre è qui. Per questo io, cioè, mo Tu avevi una questa variante? valutazione, sì, sono con la stessa Con la stessa idea, ricetta hai già una variante? con la stessa idea di usare tabasco, pepper, Sempre così, sempre su questo stile un sì. po' che richiama a dove stai adesso, no? Messico. Noi non siamo la categoria flair, noi siamo la categoria sfigata, cioè, siamo dalla categoria Ma dove è pop, sfigato? siamo dalla categoria flair e facciamo flair nei loro banconi. No. Dove siete qua? No, per dirti il bancone è bello lungo, sarà magari di una decina di metri, sarà molto stretto, magari come traccio. Ma non c'è la possibilità di andare a Ah, dici che lo vedere vediamo Sì. profondo? Non c'è la possibilità di andare in questo locale a vedere il bancone. No, C'è hanno zero. detto che non è un metro, Lungo, se questo è il bicchiere, così è lunghissimo, no? Ma se io lo spacco in due, diventa così. È già geometricamente più connesso. È tutto più armonico nelle forme. Ma se il bicchiere è questo e ci mette uno spillino così lungo, è evidente. È dominante. Quindi un quarto. Se lo vuoi utilizzare per farci flair. Tu dici toglierlo completamente? No, perché sennò non sai con cosa far Beh, è perché invece del classico spicchio metti un twist che magari è più carino. flair. Esatto, rimane più delicato su una coppa. Già Ok. la coppa è piccola. È una cosa che non mi piace, però vabbè. Cioè hai quattro domande. Lo so. L'ultima volta che l'ho fatto è stato l'esame superiore. Hai quattro Non ho più domande. parlato. Perché qual è l'aspetto, Lo so, ma io, qual è cioè, l'aroma se e tu mi qual è la fai un esempio io personalità. posso ripetere Sono tutto, però 36, 30 ma se tuo secondi. cliente arriva Come dopo, fai? ma che Devi c'è di parlare 30 diverso secondi. là? Farmi capire Sovradosaggio come devo ricordarmi di alcuni rimanere. dettagli che E poi secondo me la posso. concentrazione prima di andare in pedale. Controllati su questo, basta voglia che ci sia tutto. Perché E quando poi arrivi un'altra là cosa. sei solo. Stavo riflettendo anche prima È su come l'atleta che quel va a lanciare il giavellotto. giavellotto, va là, sta per partire. Su, su, per forza. Ah, do dietro di te? Certo, Perché? come, perché ti faccio vedere come funziona. Bubble, bubble. Su, su. Free, free. Ma devo fare slide. Free. Siamo free e siamo free. Qua quanto c'ho? Farne Adesso? altre Adesso ho 3. 4, E di 5. qua ho 4. Sì. Di qua ho free Sì. e di qua ho 5. Quindi faccio Vai. Dovevo spingere così? Come hai fatto? Io? Tu hai spinto con quella mano, ti ha fatto l'effetto che lo stai spingendo. Ah sì? Sì. Ah, su. E poi vai a fare quello che stavi facendo tu. No.
La prima cosa che io devo posizionare, tutto deve essere fatto in modo tale che nulla mi sia. Facciamo finta che sono queste le botte, ok? Inizio a parlare, sapete tutto quello che facciamo, quando parlate le bottiglie, magari fate cenno alla bottiglia, dovete quasi accarezzarla. In Italia dovrebbero imparare a fare i corsi sul ghiaccio prima che sui cocktail, ok? Altrimenti preferisco l'effetto show e utilizzo questo. Inizia il raffreddamento dell'attrezzo. Se vado a shakerare, cosa faccio? Lo chiudo così, tac. De Giorgio, non così, come hai fatto tu ieri. Se sono bravo riesco a fare anche un lavoro del genere. Alzo la bottiglia, movimento.